Buonasera a tutti. Da Alan Poddiche, o meglio detto Mr. Twister. Oggi voglio parlare del ragazzo che ha fatto milioni di visualizzazioni, o qualche milione di visualizzazioni, grazie al fatto che ha lavorato comunque sull'Aquarius e subito dopo ha lavorato nella scorta di un politico, ora non ricordo di chi, immagino abbia fatto la ruota di scorta comunque. Detto questo, volevo rivolgermi appunto a te e dirti che non è che nella vita bisogna sempre dire tutto, perché noi assolutamente crediamo a ciò che tu hai fatto, anzi, tra l'altro non pensiamo siano solo queste due le cose che tu hai fatto, perché sicuramente tu avrai giocato anche con il Real Madrid, e ne sono più che certo, oltre ad aver lavorato anche sulla nave di Schettino, e scommetto che hai visto il momento in cui lui è scivolato e la corrente, le onde l'hanno portato a riva, perché lui ovviamente non voleva abbandonare la nave, si sa che è caduto, è caduto a mare ed è stato portato dalla corrente a riva. Detto questo, io non so elencarti ciò che ho fatto io, perché cioè, in soli 3 anni, anche io, per esempio, io conosco benissimo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo conosce benissimo me, perché quando era piccolo l'ho insegnato io a giocare a pallone. Se tu le chiedi a lui, io lo prendevo per mano, lo portavo all'oratorio del latte dolce, capito? All'oratorio. Lo portavo lì a fargli dare i primi calci al pallone. Tutto quello che lui è adesso lo deve a me. Lo deve a me. Ovviamente io quando lo sento al telefono dico: guarda Cristiano, non fare mai il mio nome perché sono abbastanza umile. Così come Michael Jordan. Michael Jordan, gli ho lasciato io il posto nell'NBA e mi ha pregato: Alan, ti prego, smetti di giocare perché sennò io non sarò mai nessuno. Quindi io gli ho insegnato a giocare. Tutto quello che lui ha fatto lo deve a me, lo deve a me. Per non parlare poi di quando Mike Tyson ha rubato il motorino a mio fratello. Lì proprio ne abbiamo visto delle belle. Vi ricordate Mike Tyson, il periodo che era campione del mondo? Gli avversari contro di lui duravano 2 secondi. Chiedeteli quando ho saputo che era lui che aveva rubato il motorino, quanto ha durato con me. Che provate a chiedere con lui. Quindi voglio dirti a te che fai video, che hai lavorato sull'Aquarius. E poi hai lavorato come ruota di scorta, mi sembra di aver capito. Non sei niente in confronto a me. Non sei niente in confronto a me. Non bisogna fare un video per avere tutti quei followers o followers. Capito? Non bisogna dire sempre dove e con chi hai lavorato, perché c'è gente che ne ha fatto molto più di te. E ora ti saluto. Ciao.